è partito. Quindi sono le porte bloccate, lascialo qua. Ci siamo? Ma poi ti trovo quello che si No, dobbiamo stoppare un attimo. Allora scusami, dobbiamo cos'è? Ah, esatto, ci siamo anche live in teoria. Sì, mo vado. Allora, sì, ci siamo. Vado adesso. Visto che siamo in streaming, brevemente per dire appunto di nuovo che è l'evento della base, che parlerà la base tramite i municipi e che in qualche modo l'intento finale è quello di ricostituire e ricompattare oltre che un gruppo, 15 gruppi municipali, un unico gruppo romano che in qualche modo sia di nuovo unito e compatto verso obiettivi comuni a tutti quanti. Quindi diamo di nuovo la parola ai municipi che porteranno la relazione di ogni ambito territoriale riguardo ai due argomenti posti all'ordine del giorno di questo evento, che spero assolutamente non sia l'ultimo, che sono l'organizzazione e la comunicazione. Buon lavoro a tutti e buona assemblea. Primo municipio. Relatore primo municipio Walter Curti. Buongiorno a tutti, sono Walter Curti. Questo documento è frutto della discussione del nostro municipio, del gruppo municipale, attraverso il nostro canale Meetup e anche in un'assemblea appositamente convocata per discutere. Io ho sintetizzato tutte le proposte, le osservazioni, poi le abbiamo emendate, quindi è emerso che sarebbe bene leggerlo tutto, ma essendo troppo lungo dovrò sintetizzare almeno una parte per riepilogarla. Una parte la leggerò necessariamente, perché è proprio frutto della discussione collegiale. Allora, due parole su come siamo organizzati. Noi siamo organizzati come gruppo che cerca di muoversi in una duplice direzione, cioè nella rete e sul territorio, attraverso naturalmente l'assemblea bisettimanale che cerchiamo di convocare ogni volta. E c'è una riunione, c'è anche un referente logistica che si occupa soprattutto degli infopoint e degli eventi materiali, e sempre con difficoltà abbiamo un po' di difficoltà a trovare sostituzioni nei ruoli cui assegniamo le persone, perché c'è poco volontariato in questo senso, quindi sarebbe auspicabile un maggiore impegno di tutti. Questo va bene, è una prima criticità, ma comunque invece sulla rete noi ci muoviamo con il Meetup. Dopo le elezioni del 2013 c'è stato un momento di anarchia, perché utilizzavamo il canale del vecchio forum, quello dedicato alla sezione dei municipi, e tutte le discussioni in modo omogeneo erano improntate su questo canale. Successivamente, poi dopo le elezioni, con l'abbandono del vecchio forum, con la crisi del forum, c'è stato un momento in cui le discussioni andavano sui canali social, sulle chat, e quindi si sono creati anche delle tensioni, degli stili, come penso in tutti i municipi. L'accorpamento dei municipi a sua volta ha messo insieme due comunità che non erano magari così affini, e quindi per un anno e mezzo c'è stata un po' di tensione, e abbiamo anche forse abbandonato i nostri portavoce municipali in quel momento. Piano piano però siamo riusciti a ricompattarci, abbiamo deciso finalmente di adottare un'unica piattaforma per le discussioni, Meetup. Si chiama M5S1 il Meetup, visto che manca adesso attualmente una piattaforma univoca per tutti i municipi. Noi penso ognuno con la sua autonomia, ogni municipio ha scelto più o meno la forma comunicativa, però questo è un altro punto che poi leggerò, dimostra che siamo scollegati tra municipi proprio perché abbiamo canali diversi. Comunque noi, grazie a questa piattaforma, siamo riusciti a ripartire, a improntare le discussioni. Non sempre c'è una riluttanza degli attivisti a scrivere sul Meetup, perché è una piattaforma un po' forse non riconosciuta da tutti, flessibile, veloce e operativa, però coinvolge tutti, dà a tutti la possibilità di scrivere, di partecipare. Tutti i gruppi in Italia ancora utilizzano il Meetup, noi siamo nati con il Meetup, quindi anche il gruppo di Napoli, che è uno dei più grandi d'Italia, utilizza il Meetup.
riesce a lavorare col Meetup. Certo, ci sono le chat operative per banchetti, per le attività fisiche, però la necessità di una chat, di una piattaforma condivisa dove dare la possibilità a tutti di scrivere, di inserire emozioni, di controllare il lavoro dei portavoce, questo è essenziale, altrimenti con i gruppi, con le chat chiuse di WhatsApp non si va da nessuna parte. Quindi siete per una piattaforma, diciamo? Noi l'abbiamo adottata nel primo municipio, la stiamo implementando, cerchiamo di lavorarci tutti. È vero che togliersi dall'abitudine di utilizzare la chat operativa è difficile, perché però nella chat operativa spesso vediamo che c'è una degenerazione, allora cerchiamo di dire bloccatevi, scriviamo su questo Meetup. C'è una riluttanza, forse molte persone nuove non conoscendo la piattaforma non hanno questa attitudine a scriverci sopra, però valutiamo tutti quanti di appropriarci di questa piattaforma alla base, che ci permette la condivisione, il coinvolgimento, perché lì è oggettivo e trasparente. Allora, questa parte poi, ecco, naturalmente quindi quello che dobbiamo di più implementare è il rapporto con i nostri portavoci, che noi ne abbiamo due, e anche loro spesso sono abbandonati, cercano il nostro coinvolgimento, ma vuoi per un disinteresse nelle tematiche municipali, vuoi per altre motivazioni, tensioni, come in tutti i municipi abbiamo visto, non si riesce sempre a collaborare. La stessa relazione che abbiamo fatto è frutto di una faticosa discussione, perché anzi noi siamo riusciti a portarla, penso una cosa positiva, vedo che ci sono municipi che non ci sono riusciti e qui ci dobbiamo interrogare perché purtroppo la logica dell'organizzazione municipale è venuta meno dopo le elezioni. Io non so perché, quali sono le motivazioni, ripeto, uno può essere l'accorpamento dei municipi, uno gli odi e le tensioni che si sono acuite subito dopo, i portavoce che si sono dedicati al lavoro istituzionale hanno dovuto abbandonare. Fatto sta che i municipi li abbiamo abbandonati, molti hanno bypassato questo tipo di attivismo, sono andati nei tavoli di lavoro, benissimo, sono andati nei gruppi creatisi ad hoc, autoreferenziati, che hanno lavorato in assenza del vuoto che c'era dell'organizzazione che avevamo prima del 2013, addirittura avevamo un regolamento intermunicipale, un regolamento comunale che stabiliva le possibilità di fare gli eventi, le votazioni. Noi siamo andati alle elezioni grazie alla piattaforma unica, al vecchio forum. Leggo questa parte, mi richiamano perché sennò non... Allora, rapporti con gli altri municipi e con la comunità romana. L'organizzazione del movimento romano in gruppi municipali e l'utilizzo di un unico forum ufficiale ha permesso alla comunità di crescere fino all'apice delle elezioni del 2013. I gruppi municipali comunicavano con le stesse dinamiche, tutti confluivano nel gruppo comunale, che era dotato di un regolamento e di un database votanti utile per prendere decisioni nel rispetto del principio della democrazia partecipata, seppure con i suoi limiti dovuti alla poca inclusività. Questo è chiaro. Poi è iniziata una parabola discendente dovuta al disorientamento post-elezione, all'ingresso degli attivisti portavoce nelle istituzioni e all'accorpamento dei municipi. In quel momento la comunicazione interna doveva adeguarsi al cambiamento, ma così non è stato. Ci sono stati degli errori che hanno portato all'attuale fase di disgregazione del movimento romano, che si protrae ormai da troppo tempo. Ogni municipio ha agito in autonomia, con proprie modalità di comunicazione. Si è cercato di creare un nuovo forum più efficiente che sostituisse il vecchio, ma che non è riuscito ad attrarre gran parte degli attivisti. Per sopperire alla mancanza di coordinazione nei vari livelli, si sono creati piccoli e grandi gruppi, spesso autoreferenziati, che hanno sì dato un importante contributo agli ultimi eventi nazionali e romani, ma che però spesso dettano le linee guida del movimento senza condivisione, in modo non proprio trasparente, e spesso i referenti non vengono sostituiti. I suddetti gruppi attingono dal movimento romano le persone per l'attivismo necessario. Infatti molti sono passati dai gruppi territoriali municipali o dai tavoli di lavoro direttamente nei gruppi suddetti, che hanno assunto responsabilità per tutto il movimento romano. Una deriva d'Italia che il movimento non si può permettere, se non snaturando i principi su cui si è fondato. La mancanza di strumenti che mettano in comunicazione i portavoce con la base è all'origine, tra l'altro, delle iniziative dei portavoce che spesso comunicano o si riuniscono senza la presenza di attivisti, costituendo una sorta di direttorio. Questo probabilmente rende più efficienti le scelte dei portavoce, ma nel contempo fa venire meno il rapporto con la base, che non può essere colmato solo da una comunicazione successiva, cioè dopo che tutto è stato deciso attraverso spot e dai post su Facebook, soprattutto quando non vi è urgenza di decidere. C'è un'altra parte in cui parliamo delle crisi un'altra parte che taglio, in cui abbiamo parlato della crisi di alcuni municipi che non riescono a ricostruirsi. Noi ci stiamo riuscendo, nonostante tante difficoltà, è una cosa bellissima ripartire, e vedo che dobbiamo aiutare questi municipi che non ce la fanno. Oggi, il fatto che non siano riusciti a riunirsi, a nominare anche un relatore,
è una cosa grave, insomma, perché noi dobbiamo decidere se l'attivismo deve ripartire anche dal municipio. Se noi diciamo che può essere bypassato la frequentazione dei gruppi municipali e andare ad esempio nei tavoli di lavoro, nei gruppi task force, GAO, quello che è, e anche quello certo è sintomo di attivismo, però poi quando si dice da chi è rappresentato questo gruppo, chi c'è, di quale municipio fai parte, se i municipi non sono in grado di nominare i referenti, questi gruppi autoreferenziati perdono di legittimità. Allora, se le persone in questi gruppi dovrebbero forse essere scelte dai municipi, ma se i municipi non hanno un'armonia interna e delle regole interne, allora questi gruppi comunali non hanno una forza, non hanno forza, sono delegittimati. Leggo la proposta che ha fatto il primo municipio su due punti. Allora, dalla discussione è emersa la seguente proposta condivisa da sottoporre a tutti. 1. Ricreare una piattaforma forum a livello comunale in cui esprimere e condividere tutte le attività dei gruppi municipali e tematici, piccoli e grandi, e dell'attivismo in generale. Secondo punto, e questo è quello un po' più innovativo, credo, che dovrà certo essere portato all'attenzione dei nostri portavoce, creare un comitato organizzativo del Movimento 5 Stelle Romano che preveda la presenza insieme ai portavoce. Attualmente noi abbiamo un comitato solo di portavoce che si riunisce col gruppo chat. 30 secondi. Quindi la presenza insieme dei portavoce degli attivisti eletti nei municipi nella misura del 50% per periodi limitati, ad esempio un anno, e con rotazione, con pari diritto di voto rispetto ai portavoce, quindi ad esempio 15 e 15. E comunque quello che noi chiediamo è uno sforzo ai portavoce, uno sforzo instancabile nel maturare la capacità di coinvolgere gli attivisti. I portavoce devono chiamarli soprattutto nel momento decisionale, devono avere questa forza, questa umiltà di chiamarci. Grazie. E dirci veniteci ad aiutare. Grazie. Secondo municipio, Gilberto Calenda. Secondo non c'è. Terzo municipio. Terzo municipio. Buongiorno a tutti. Gilberto Calenda e parlo per il terzo municipio. Quello che riporto, sì, ok, si sente adesso, meglio così, aspetta, metto subito Emiliano. Ci sei? Ok. Parla, parla. Ok, allora, quello che riporto per il terzo municipio più che altro non sono polemiche ma sono proposte, quindi cercare, visto che si parla di municipi di Roma, cercare di portare quello che possono essere di risolvere tutte le problematiche che abbiamo all'interno del municipio. Riportato alcuni commenti che sono stati fatti sulle due vecchie, anzi non vecchissime, roma5stelle.com e roma5stelle.it, con alcuni commenti che però sto pensando di evitare di, ve li vorrei risparmiare, solo magari leggendone alcuni, tipo democrazia partecipativa è realizzabile oppure dopo l'esperienza dell'entrata nelle istituzioni un'utopia, oppure alcuni che scrivono, ed è forse quello il problema: oggi è possibile sapere chi sono i referenti dei tavoli di Roma? È possibile sapere chi sono gli operativi e i loro curriculum vitae? Oppure, allontanare o anche far perdere di entusiasmo attivisti comporta una diminuzione della spinta che tutti insieme possiamo dare affinché si possa cambiare la tragica situazione che stiamo vivendo in Italia, nell'Unione Europea, in Europa e in parte del mondo. Chiunque, anche in buona fede, si guarda all'ombelico, si interessa al proprio orticello, non ha una visione d'insieme in prospettiva, non pensa che sia meglio dare il piccolo grande contributo affinché iniziative comuni abbiano successo. Mi fermo qua. Allora, diciamo che in questi ultimi tempi la base appunto si sta interrogando sulle modalità politico-organizzative attraverso cui rigenerarsi.
Una spinta alla riflessione è stata sicuramente arrivata dopo le elezioni europee. Il dibattito che ne è nato e l'esperienza che ne sono scaturite, comunque ho visto che testimonia una ricchezza e una pluralità di conoscenze che abbiamo acquisito in questi anni, cui si può fare riferimento appunto in modo critico. Quello che il terzo municipio vuole presentare sono appunto delle proposte orientate alla ricerca di soluzioni. Partendo da un... Il problema di base è che nel Movimento 5 Stelle si fa poco marketing politico e poca strategia politica. Per esempio, per quanto riguarda il tema dell'aggregazione della domanda politica, che fin qui ha contraddistinto l'esperienza del Movimento 5 Stelle, rappresenta una modalità che è stata centrata su percorsi di partecipazione, basata sull'acquisizione e lo sviluppo di conoscenze e linguaggi comuni. Un'azione diretta di pressione con il decisore pubblico, con un'attenzione su come trasformare l'azione collettiva in azione comunicativa. Buona parte del lavoro di relazioni, che i municipi costruiscono con i gruppi sociali, tipo i comitati, avviene oggi sul piano della contaminazione delle idee, della cultura della condivisione, degli obiettivi a proposito delle politiche pubbliche. Allora, la proposta del terzo municipio è questa: costruire la comunicazione verso l'esterno come corpo collettivo. Che intendi? Cosa intendo? Secondo noi il problema principale è sì anche l'organizzazione, ma è un'organizzazione intermunicipale, cioè la mancanza di coinvolgimento delle persone che possono essere appunto coinvolte solo attraverso la presenza sul territorio, attraverso gli infopoint, la partecipazione ai comitati e tutte le altre iniziative che riescano a far capire che l'ordinamento costituito, che cerca di dipingerci come antipolitica e che non abbiamo nessuna proposta e che quindi è capace di proporre, diciamo, di sviluppare un progetto accettabile. Allora, questo, diciamo, potrebbe avvenire attraverso la collaborazione appunto di tutti i municipi a lavorare insieme, attraverso poche chiare idee forti, poche e chiare campagne di mobilitazione cognitiva da adattare a pubblici sempre diversi. Allora, un primo esempio è l'abbiamo chiamato invasione del municipio, o cioè, vale a dire, approfitto per dire che il 14 di marzo si farà un evento a largo Appio Claudio, nel settimo municipio se non mi sbaglio, dove parteciperanno, appunto è un intermunicipale, dove parteciperanno tutti i municipi. Quello che noi vogliamo appunto fare è quello di coinvolgere il più possibile le persone. Perché questo? Se questo si farà di sabato, ma se noi la settimana prima, tutti e 15 municipi, invadiamo il municipio dove ci farà l'evento e quindi possiamo dare tutti i volantini che saranno stampati, il discorso è che io do il volantino nel mio municipio anche se l'evento si fa il settimo. E quindi una centralità di intenti, lavorare più insieme. Un'altra cosa che mi è successo quando siamo andati a Malagrotta, che venne anche Grillo, mi è capitato che eravamo quasi tutti attivisti, diciamo, pochissimi erano i cittadini, diciamo, e che cosa è successo praticamente? Che moltissimi non sapevano una delle poche cose buone che siamo riusciti a fare, vale a dire l'8 per 1000 per la scuola. E se non lo sappiamo noi attivisti, come facciamo all'interno e come lo fanno a sapere i cittadini? E, visto che mi manca poco, perché io ho riportato, sempre parlando di marketing e di strategia politica, allora, erano dei lavori, vediamo, credo di farcela, sì. Allora, ci sono stati degli studi che concorrono su un punto, il modo più efficace per convincere un elettore a partecipare al voto. E questo è il contatto umano, ecco perché sì, la rete ci serve, che è fondamentale, perché così possiamo sviluppare anche la comunicazione in modo migliore, però il contatto umano è il dialogo con un'altra persona. I cittadini sono più facilmente persuasi se ricevono la visita di un attivista rispetto all'esposizione ad altre forme di comunicazione come i volantini, le affissioni o le mail. La tecnica è sicuramente la tecnica più efficace per mobilitare gli astensionisti. Ci sta sempre in Italia oltre il 40% di astensionisti, perché questo appunto crea un contatto personale diretto
tra appunto l'attivista e l'elettore, riavvicina la struttura politica al cittadino e gli permette di ricordare che dietro un apparato sentito come distante e arido ci sono persone, passioni, impegno per il bene comune. Si tratta di una tecnica molto diffusa negli Stati Uniti e che è stata utilizzata con successo in Francia in occasione delle presidenziali che hanno portato François Hollande all'Eliseo. È stato fatto un esperimento prima su una piccola comunità, su una piccola comunità, e poi è stata appunto fatta su larga scala, dove una campagna fatta da 80.000 volontari che ha bussato a 5 milioni di porte, che ha contattato in modo diretto quasi il 10% dell'elettorato e ottenendo risultati importanti in termini di aumento dell'affluenza. Questa esperienza ha dato importanti risultati non solo in termini di partecipazione al voto, ma anche perché ha riavvicinato le persone all'attivismo politico con forme nuove, producendo riscontri positivi non solo da parte dell'elettorato, ma anche degli stessi attivisti che siano dati da fare. Okay. Solo per concludere, il problema è che cosa ci può attendere dal Movimento 5 Stelle di Roma. Allora, quello che mi hanno scritto era che al giorno d'oggi, dove sempre più partiti si contendono in favore degli elettori, un movimento come il 5 Stelle non ha vita facile per vari motivi. Il nostro, che noi cerchiamo l'equilibrio, l'imparzialità, la ricerca del consenso, sono meno immediati di una politica d'effetto, di breve respiro e se non addirittura populista. Allora, il terzo municipio è convinto che sapremo farci valere se verso l'interno saremo solidali e ci presenteremo verso l'esterno con una voce sola, sicuri di noi stessi e aperti. Noi, il Movimento 5 Stelle di Roma, dobbiamo puntare sulla collaborazione tra municipi, come dicevo, e bisogno di idee e obiettivi da prendere in comune che potrebbe essere solo ed esclusivamente un vantaggio. È da qualche anno ormai che il Movimento si assume la responsabilità del Paese. Senza esagerare possiamo ben dire di aver contribuito in modo sostanziale al mantenimento della pace sociale della popolazione. Non dobbiamo reinventarci né dimostrare nulla a nessuno. Per le nuove generazioni, per i prossimi anni, il nostro compito come Movimento è quello di dare forma a un'Italia capace di affrontare le sfide del futuro. Assumiamoci questo compito, con nuove idee e un approccio ispirato, partendo proprio oggi da qui, da questa Assemblea. Utilizzando unità, sì. Germana, quarto municipio, Germana di Pietro, Domenico Milano. Noi facciamo parte del quarto municipio, lui è Domenico, io Germana, no, al contrario. E, dunque, il nostro gruppo non ha referenti, quindi non c'è coordinatore, non c'è, è un gruppo liquido. E questo significa che il nostro punto di riferimento sono i nostri portavoce, che consideriamo i primi attivisti perché in tali sono. Con loro ci relazioniamo, tutti, sempre, e in diversi modi, e soprattutto nelle riunioni municipali. Diciamo che il nostro compito, ci siamo posti l'obiettivo di stare sul territorio. Lo facciamo, nel senso che ognuno di noi ha un ruolo, si è ricavato un ruolo sul territorio, chi nei comitati, chi all'interno dei comitati, chi all'interno delle associazioni, chi si occupa della scuola, quindi rappresentanti di istituto, alcuni di noi sono genitori che intercettano le persone, la comunicazione con le persone, perché quello riteniamo che sia il modo di coinvolgere le persone a partecipare ai problemi del territorio, che è il nostro limite, ce lo siamo posti come limite di azione.
Questo significa che ci siamo capillarmente, ci siamo perché coinvolgiamo la gente in quanto comitati, in quanto tutto quello che abbiamo detto. Succede che quindi di cosa ci occupiamo? Non dei massimi sistemi, ma ci occupiamo della buca sotto casa, perché quello è quello che sta a 20 metri da noi, piuttosto che del tetto della scuola che sta crollando, piuttosto di un semaforo che non c'è, un incidente a settimana, e piuttosto che del sociale, perché il quarto municipio purtroppo non è solo strutturale, come tanti altri naturalmente, non è solo strutturalmente, non sono solo le strutture fatiscenti, ma anche la cultura, non c'è cultura, non c'è più un punto d'aggregazione per i ragazzi, sono pochi i quartieri che ce l'hanno. Ecco, di quello ci occupiamo, perché ci sta a cuore che un ragazzino, ad esempio 14 anni, invece di pippare l'eroina, si metta in un centro d'aggregazione, trovi un punto dove qualcuno a cui rivolgersi, e lo facciamo con i cittadini. Questo è il nostro obiettivo. All'interno delle nostre riunioni municipali vertono su questo, non su altro. I nostri portavoce ci relazionano su quello che accade in municipio, noi facciamo lo stesso con loro per quanto riguarda i territori, i comitati e tutto il resto. E l'orgoglio è che anche i comitati esterni a noi, diciamo al movimento, no? Esterni a quello che possiamo pensare che siano esterni al movimento, tipo il comitato della BASF, il comitato delle caserme, il comitato del Gerini, sono loro che ci contattano, ci chiedono gli accessi agli atti, sanno che possono contare la nostra presenza capillare. Ci siamo, anche perché capita che in tanti, noi abitiamo in questo municipio dove a 20 metri, a 100 metri, a 200 metri opera allegramente, o comunque ha operato o opera la mafia, quello è. Perdona, quindi... mi senti disturbo, ma fermo restando l'importanza e la centralità, no, però vorrei cercare di convogliare l'intervento affinché indubbiamente la presenza territoriale, stoppalo tranquillamente questo mio intervento, ma è per capire, no, io più che altro mi rivolgo a loro, perché è importante capire il municipio all'interno del territorio, però questo evento voleva in qualche modo essere il punto di vista del municipio, legato all'importanza sì della vostra azione e della vostra presenza in ambito territoriale, però la vostra proposta per un discorso che in qualche modo esca dal confine del municipio e abbracci un discorso più romano. Abbiamo trovato utili, e speriamo possano ricominciare, le riunioni di quadrante. Quindi tutti quei territori che hanno più o meno le stesse tematiche, le stesse problematiche, per un confronto e per una linea, diciamo, condivisa. Questo facciamo. La nostra comunicazione gliela passo la comunicazione a lui. Scusami se ti ho interrotto, però è importante che voi alla fine dell'intervento ci spiegate, capito? Sì. La proposta. Vabbè, intanto bisogna dire che bisogna rafforzare sicuramente i gruppi prima di poter parlare di un espandersi al di fuori dei confini dei municipi. Perché se i gruppi non sono veramente compatti, probabilmente si andrebbe poi a disgregare tutta quell'energia che andiamo a rafforzare. Comunque, non so se è molto inerente, comunque noi come gruppo utilizziamo qualsiasi canale a nostra disposizione, quindi non ci siamo concentrati su un unico strumento informatico, ma utilizziamo un gruppo Facebook per gli attivisti
tra virgolette, per le persone più vicine, quelle che comunque partecipano ai lavori, un gruppo per i simpatizzanti, quindi per chi viene dall'esterno. E abbiamo un meetup su meetup.com. Siamo sempre connessi ognuno di noi con gli altri. Infatti mi sento orgoglioso di questo gruppo perché credo sia il miglior municipio che ho mai avuto, ma per il fatto che io non ci credo veramente, ma perché ognuno ha il numero di telefono dell'altro e può chiamarsi in qualsiasi momento del giorno e della notte e c'è sempre qualcuno che ti risponde. E questo è forse l'essenza di essere comunità. Dobbiamo partire da questo, dal nostro punto di vista, dobbiamo partire da essere molto molto compatti nei gruppi vicini, come diceva Germana prima. Abbiamo il problema a 3 metri da casa, 5 metri dall'uscio della nostra porta, quindi se noi andiamo a ragionare oltre questi 5 metri, questi 5 passi, andiamo un po' a tralasciare dei problemi che abbiamo dietro. Quindi prima finiamo, cerchiamo di essere uniti anche nelle difficoltà, perché anche la fossa sotto casa a 3 metri è un problema per la Roma. Cioè, come fai a chiuderla? Insomma, diventa difficoltoso. Solo con l'unione di tutti, col lavoro di tutti, forse si riesce a risolvere il problema. Oltre quindi al meetup, abbiamo i vari canali YouTube dove noi proviamo a creare dei video per l'esterno, c'è una comunicazione che va verso il cittadino per stuzzicarli, nel senso di far vedere le problematiche. Ci siamo fissati degli obiettivi a 5-6 mesi, insomma, di raggiungere un determinato numero di persone. I video virali stanno diventando sempre più, l'ultimo ha raggiunto tipo 16.000 visualizzazioni, che per un municipio è importante. Quindi dobbiamo cercare, prima di arrivare dal punto di vista della comunicazione dall'interno verso l'esterno, al massimo numero possibile di persone, rafforzare il gruppo, quindi questi sono i nostri punti. E a livello all'interno invece abbiamo tantissimi canali, soprattutto WhatsApp, in cui non gestiamo la parte organizzativa, ma la usiamo per contattarci, per aggiornarci su qualsiasi attività, mentre i documenti usiamo Google Drive come condivisione dei documenti. Ritenete importante il fatto di creare un unico canale di comunicazione a livello romano? O preferite... È importante, è importantissimo centralizzare gli sforzi di tutti, ma prima di tutto forse è più importante che nei vari gruppi ci sia una coesione importante di persona. Dopodiché la parte tecnologica e informatica è uno strumento. Se noi nei nostri gruppi abbiamo disturbi, un po' di confusione, chiamiamola così, sicuramente a quello che viene poi portato fuori da quella del gruppo, nel senso su internet, nei vari possibili sistemi che si possono utilizzare, non è efficiente, quindi prima è il gruppo, prima deve essere la base che è solida. Sì, l'ultima cosa, cioè questo lavoro capillare che facciamo sul territorio, all'interno e con i cittadini, secondo noi interessante, perché crea proprio uno squarcio, nel senso che poi eventualmente i comunali, i nazionali possono entrare, cioè facciamo largo a questo, perché c'è una presenza, perché se viene un politico di questi tempi viene visto come un politico, ecco, non deve essere un politico, è un cittadino che entra. Questo facciamo, squarciamo. E dobbiamo fare questo. Quinto municipio, Maria Teresa Brunetti. Allora, ciao a tutti, io rappresento il quinto municipio, dove nelle 2 ultime riunioni ci siamo confrontati su quelle che sono le problematiche
che dovrebbero emergere da questa riunione per cercare quantomeno di affrontarle e di risolverle collettivamente. Allora, per quanto riguarda la comunicazione, bisogna chiaramente suddividere le cose in comunicazione online e comunicazione non online. Per quanto riguarda la comunicazione online, mi sentirei di esporre, il microfono è ballerino, scusate. Allora, per quanto riguarda la comunicazione online, mi sentirei di esporre un problema più volte evidenziato, e cioè che i vari canali di comunicazione portano alla dispersività. Allora, chiaramente le problematiche legate al forum.com.it e Facebook, eccetera, eccetera. Sarebbe quindi auspicabile utilizzare un unico canale ufficiale che potrebbe essere l'esistente, Beppe Grillo, le liste civiche, eccetera, eccetera. Sì. Per permettere ad attivisti e simpatizzanti di poter accedere facilmente alle attività del municipio, rendendolo più attivo ed aggiornato, perché a volte ci imbattiamo in pagine che non sono assolutamente aggiornate e se un simpatizzante si avvicina vede che la pagina è aggiornata, poniamo, ad ottobre del 2013. Si potrebbero quindi potenziare le funzionalità di questo sito, dove c'è già una pagina dedicata ad ogni municipio, sulla quale si dovrebbero scrivere, oltre agli atti pubblici dei nostri portavoce, gli argomenti di cui si stanno occupando i nostri attivisti, sui quali si potrebbero e dovrebbero intervenire altri utenti del territorio interessati a partecipare. Le riunioni in cui ci si incontra fisicamente sono importanti. Noi, per esempio, ci riuniamo una volta a settimana, ma non sono fondamentali, anche perché ci dobbiamo ricordare da dove veniamo tutti quanti, cioè veniamo dalla rete. E quindi si dovrebbe creare una partecipazione maggiore per chi non può farlo fisicamente, segnalandoci tutte le problematiche legate ai territori di appartenenza. Poi, il canale ufficiale dovrebbe essere quindi il punto di riferimento virtuale di chi vuole trovarci agevolmente ed anche il punto di partenza per poter diffondere online sui social e attraverso le mailing list le informazioni riguardanti le nostre attività. Perché a volte, ovviamente, queste attività che fanno i nostri portavoce, che fanno i nostri tavoli di lavoro, non emergono. Bisogna far conto anche di chi non usa i social, perché ad esempio nel nostro municipio c'è stato segnalato da varie persone che sono vicine al movimento che non sono iscritte a Facebook, non usano Twitter e dobbiamo quindi permettere a queste persone di poter accedere facilmente a quelle che sono le nostre attività. E poi il forum è un metodo di comunicazione che ormai dal punto di vista comunicativo viene ritenuto un po' obsoleto dagli esperti della materia, ecco. Utilizziamo la mailing list per i contatti che vengono lasciati agli info point, ma dobbiamo però porci anche e soprattutto nelle condizioni di chi non si è mai avvicinato ad un info point e quindi vorrebbe saperne di più di ciò che facciamo, di come ci possono trovare, dell'evoluzione dei lavori dei tavoli tematici, di come partecipare all'attività dei consigli municipali, dove spesso i nostri portavoce sono completamente soli e non hanno il supporto degli attivisti. Dovremmo insistere sugli obiettivi da perseguire, seguendo delle strategie, diversificando, sperimentando, istituzionalizzando nuove metodologie comunicative con una produzione, ad esempio, di documentari, report audiovisivi e multimediali. E in questo si pone l'interrogativo di: è giusto continuare a fare volontariato oppure abbiamo bisogno di persone che sono competenti all'interno della comunicazione? Poi, per quanto riguarda la comunicazione non online, anche questa è fondamentale, perché ricordiamoci l'astensionismo che è altissimo nel nostro paese e ovviamente anche a Roma, dobbiamo arrivare a quelle persone che hanno anche una fascia d'età, diciamo, un po' più alta rispetto a chi usa internet, con un supporto non online, e quindi sarebbe auspicabile far uscire periodicamente con cadenza regolare un giornale che contenga informazioni delle attività del Movimento 5 Stelle in ogni ambito istituzionale, dal municipio al Parlamento europeo. Questo è un esperimento che noi abbiamo fatto con il quinto municipio, ma anche con gli altri municipi vicini, con un'azione di Quadrante, e l'abbiamo effettuato in occasione delle europee con il giornalino di Quadrante, che
nonostante il deludente risultato nazionale, ha contribuito probabilmente ad un'inversione di tendenza sul nostro territorio del quinto municipio, dove i voti al Movimento 5 Stelle lo scorso maggio sono aumentati rispetto alle precedenti elezioni. Riguardo poi all'organizzazione, bisognerebbe esprimere velocemente un punto che riguarda l'organizzazione interna. A volte ci siamo trovati, e non so se è capitato anche ad altri municipi, di gestire dei casi di attivisti che hanno ostacolato il prosieguo dei lavori del gruppo a causa di comportamenti non proprio conformi al confronto democratico, e quindi ci dovrebbe essere una specie di regolamentazione della cosa per non ritrovarci in situazioni simili. Quindi l'importanza di un regolamento che in qualche modo stabilisca. Sì, in qualche modo un regolamento che stabilisca dei, sì, più che altro una specie di vademecum con dei comportamenti da non utilizzare, ecco. Sarebbe opportuno. Esatto. Poi invece, per quanto riguarda l'organizzazione in generale, è strettamente legata alla comunicazione. Sono emerse varie problematiche, dalla scarsa partecipazione ai tavoli tematici comunali, dai quali si dovrebbe creare un'interrelazione con i corrispondenti tavoli municipali, alla scarsità degli info point, spesso effettuati in luoghi di scarsa frequentazione. Ad esempio, questo nel nostro municipio è un po' un problema, perché non abbiamo molte vie commerciali dove possiamo, tra virgolette, attirare gente. E a questo proposito dovremmo richiedere appunto degli OSP esclusivamente in luoghi con più traffico di persone, e se possibile avere una postazione fissa, come alcuni municipi già fanno, una volta a settimana, per creare una sorta di punto di riferimento reale dove la gente è sicura di poterci trovare. Bisognerebbe inoltre dare esempi tangibili sul territorio delle tematiche che stanno a cuore al Movimento 5 Stelle, come ad esempio è stato fatto pochi giorni fa a Caltanissetta con le farmacie sociali di quartiere, dove sono stati applicati sconti sui farmaci del 70% per le famiglie indigenti. Manca quindi la continuità e la programmazione delle attività sul territorio, come ad esempio la pulizia dei parchi, che è un momento visibile della nostra azione positiva sul territorio, da cui deve iniziare la ricerca dei responsabili del degrado, perché è facile lamentarsi e vedere che c'è il degrado un po' ovunque nella nostra città, però poi bisogna fare delle azioni concrete. Quindi bisognerebbe portare avanti le azioni specifiche con atti politici presso le istituzioni, come gli eventi di accoglienza. Si può sopperire a queste mancanze con una calendarizzazione delle attività, che dovremmo cercare di rispettare diffondendo anticipatamente gli eventi sul territorio attraverso il volantinaggio. Perché magari noi andiamo a fare la pulizia del parco, però la maggior parte della gente non lo sa, non sa che siamo del Movimento 5 Stelle, lo scopre solo nel momento in cui ci trova in azione. Oltre alle azioni legate strettamente al municipio di appartenenza, bisognerebbe fare degli atti dimostrativi con delle azioni di quadrante. A questo scopo sarebbe quindi auspicabile fare più spesso delle riunioni degli attivisti dei municipi vicini per creare un collante che al momento scarseggia. Viviamo nella stessa città e spesso siamo lontani seppur vicini. Sesto municipio, Giovanni Papa. Avete messo i grossi vicini perché fanno paura. Ok. Allora, in riferimento ai due argomenti principali proposti per questa assemblea, in linea con l'esperienza fin qui maturata all'interno delle realtà del movimento locali e nazionali, il sesto municipio concorda pienamente sul dover rielaborare, laddove già funzionali, perfezionare metodologie e processi di lavoro che sono alla base della partecipazione democratica delle istituzioni da parte dei cittadini, nonché facilitare l'accoglienza e le attività degli stessi cittadini al controllo amministrativo dei diversi livelli di governo. Metodi che, proprio perché fruibili alla massa, devono essere semplici, diretti, liquidi, con processi dinamici e snelli, che vadano dal basso verso l'alto e viceversa, quindi bidirezionali. Per favore, evitiamo tutto questo brusio, perché qua non si sente niente. L'obiettivo principale di questo nostro intervento del sesto municipio
e illustrare quindi strumenti e modalità idonei a facilitare le attività organizzative e comunicative tra gruppi municipali e il gruppo di Roma Capitale attraverso dei semplici strumenti e procedure partecipate. Partendo da questi assunti e adottando fondamentalmente dei principi a noi molto cari, quali ascolto delle professionalità, meritocrazia, legittimazione della base attraverso decisioni condivise, metodi e processi condivisi. Con questi fondamentali, praticamente alle recenti europee, siamo riusciti a tenere dei discreti risultati su un territorio di circa 300.000 abitanti, che è quello del nostro municipio. Dati che al momento di fatto rappresentano il nostro unico e tangibile feedback a dimostrazione della nostra azione informativa sul territorio, nonché della validità delle metodologie applicate. Metodologie che tra sperimentate e proposte andiamo qui a declinare, vi raccontiamo un po' insomma come siamo strutturati all'interno del nostro municipio. Uso del Meetup del sesto municipio, centro gravitazionale informativo per i cittadini. Il Meetup è utilizzato quale mezzo preferenziale per la raccolta degli iscritti, apertura ed invio quale mezzo di tutti gli eventi sul territorio, come commissioni, infopoint, workshop, accoglienza e altri eventi che hanno comunque attinenza con le politiche del movimento. Largo uso della piattaforma Google, abbiamo i Google Groups dedicati ai team di lavori quali logistica e comunicazione, usiamo il Drive quale punto focale per la condivisione e la lavorazione in team di documenti, interrogazioni eccetera. Questo documento che vi sto leggendo è un esempio su tutti, è un documento che è stato praticamente condiviso e redatto a più mani da Google Drive, quindi ognuno stava a casa sua. Hangout, laddove necessario per le teleconferenze, devo dire molto poco usata all'interno del movimento. La mail personale poi ovviamente appositamente creata per sfruttare tutti gli strumenti di Google. I social per la diffusione e la comunicazione, quindi abbiamo la nostra pagina Facebook del municipio, Twitter municipale e abbiamo 3 chat WhatsApp operative dedicate alla comunicazione, alla logistica e agli operativi. Gli infopoint che la nostra logistica organizza in maniera itinerante al fine di coprire con la presenza fisica, fondamentale importanza, tutto il vasto territorio del sesto municipio. Poi abbiamo la nostra comunicazione ufficiale che a ritmo cadenzato raggiunge il territorio attraverso articoli pubblicati sullo spazio blog del Movimento 5 Stelle del 5S Roma del municipio e le newsletter inviate dalla casella di posta del gruppo. Nello specifico, a nostra opinione, fare il massimo sforzo al fine di concentrare le piattaforme informali ufficiali, sembra la domanda che aveva fatto prima Francesca, del movimento su un unico punto focale, come ad esempio il blog M5S Roma 2013, in cui fa convergere, ove possibile, anche gli strumenti informatici che abbiamo detto in precedenza. Ultima argomentazione operativa da sviscerare sono i tavoli di lavoro. Da questi fondamentali nuclei passano tutte le lavorazioni specifiche per le quali l'esame della documentazione, gli accessi agli atti, le interrogazioni svolte dal gruppo municipale, sul Drive, eccetera, eccetera. Quelle di maggiore impatto vengono lavorate ai tavoli intermunicipali, laddove abbiamo la capacità di inviarci qualcuno. E qui abbiamo un punto. Il tavolo intermunicipale è per noi del sesto municipio un punto nevralgico dove pensiamo che spendere risorse al fine di creare sinergia con gli altri municipi sia un vantaggio per tutta quanta la piazza di Roma. Difatti non tutti i municipi hanno fatalmente la capacità di fornire dei referenti idonei a coprire tematiche specialistiche con l'obiettivo di finalizzare un elaborato tecnico che approdi alla più opportuna delle mozioni proposte o interrogazioni. Aggregare a tal proposito energie specializzate a livello intermunicipale darebbe modo a tutti i municipi di avvalersi di esperti che altrimenti non sarebbero a loro disposizione. L'idea per gestire poi il corretto flusso di informazione tra questi tavoli e la base è di dare al referente del tavolo l'onere di tenere informati i gruppi municipali attraverso i portavoce municipali e viceversa a questi ultimi di farsi carico delle richieste del gruppo municipale coinvolgendo opportunamente i tavoli intermunicipali, una direzione più univoca. In un'organizzazione siffatta a livello municipale sarà sufficiente la presenza delle commissioni, dei portavoce e una più massiccia partecipazione degli attivisti e dei cittadini a supporto degli stessi che inevitabilmente per esiguità numerica, di fatto siamo pochi, non riescono a coprire tutte le incombenze presenze nella gestione dei loro ruoli.
In ultimo, non è assolutamente da sottovalutare che lavorare le criticità a livello intermunicipale con i quattro portavoce comunali porta con sé l'indubbio vantaggio del ruolo politicamente più forte e incisivo di questi ultimi. In assoluto ci interessa, come ho sentito dire prima, che evidenziare che la logica dei referenti per municipio, anche nella sua confortante veste democratica ed elettiva, contiene però il germe della non rappresentatività, laddove non tutti i municipi hanno degli attivisti specialisti di settore da poter indirizzare su ogni singola tematica. Ragionare a risorse infinite può fatalmente indurci nella superbia di disegnare un'organizzazione che raggiunga nel più breve tempo possibile mirabolanti risultati. Ma questo purtroppo non è il nostro caso, le risorse infinite non ce l'abbiamo. Tutti noi sappiamo bene che dobbiamo misurare le nostre strategie, quelle organizzative e comunicative in primis, a misura di un supporto volontario, che non è sempre disponibile nella modalità e nei tempi desiderati. È il volontariato che è così. Capire questo passaggio è di fondamentale importanza. Quindi, se nessuno deve rimanere indietro, laddove posso, creo una comunione di cervelli, idee, esperti da dedicare alla comunità e per tutto il movimento. Il movimento è uno, Roma è uno. La chiave ovviamente di volta di tutto questo discorso è la partecipazione, no? È inutile che ci giriamo intorno, quindi la partecipazione degli attivisti. Ultimo capoverso di questo intervento lo vorremmo però dedicare a due concetti tra loro in antitesi, ok? Conflitti interni e aiuto reciproco. Inutile recare che abbiamo avuto anche noi le nostre belle situazioni di conflitto e forse tuttora le abbiamo, alcune arrivate anche a limitare di proposte estreme che fortunatamente il sentiment comune ha ormai derubricato a usanze che non hanno alcun valore aggiunto per il movimento. Il dividere, il separare, l'allontanamento coatto è per noi il fallimento di un gruppo sociale, è il fallimento del nostro progetto. Qualcuno ha detto che siamo un movimento ecumenico, bene, dimostriamolo con i fatti. Non esiste dentro o fuori però esiste una posizione di minoranza e una di maggioranza, esiste un periodo di sintesi, esiste un momento per decidere e uno per votare, dopo il quale tutti a lavorare per lo stesso obiettivo. Tutti, nessuno escluso, nessuno deve rimanere indietro. Con questa consapevolezza e su questi valori il gruppo del Sesto Municipio tutto, oltre ad avervi presentato la propria organizzazione e qualche proposta, si propone di aiutare quelle realtà sofferenti nella capacità organizzativa e di conoscenza delle piattaforme informatiche in precedenza non c'è.